Transnet. Noi uniamo il mondo. Per migliaia di anni, il nostro pianeta è rimasto una casa ospitale per tutti coloro che vi hanno vissuto ed ammirato la sua vitalità. Il XX secolo è stato un periodo di grande accelerazione durante la vita di una sola generazione. Le persone hanno raggiunto un successo senza precedenti. Lo sviluppo Transnet. Noi uniamo il mondo. Per migliaia di anni, il nostro pianeta è rimasto una casa ospitale per tutti coloro che vi hanno vissuto ed ammirato la sua vitalità. Il XX secolo è stato un periodo di grande accelerazione durante la vita di una sola generazione. Le persone hanno raggiunto un successo senza precedenti. Lo sviluppo delle comunicazioni, dei trasporti e di altre tecnologie ha portato grandi cambiamenti nell'economia. La popolazione terrestre da allora ha triplicato le attività umane, che in senso figurato hanno rotto la forza della Terra, violando i suoi cicli naturali. Osservando il danno causato all'ambiente, è chiaro che ci stiamo muovendo verso un punto di non ritorno e ci troviamo di fronte a una scelta: o continuare a distruggere il nostro futuro, o spostarci verso un'alternativa a cui tutti gli umani dovrebbero aspirare. L'applicazione di tecnologie nuove veramente efficienti, un nuovo modello di vita nella società, con persone dalla visione progressista e illuminata, rappresenta la nostra salvezza. Come città di nuova generazione, Eurasia è un esempio di stile di vita futuro della società, in armonia e prosperità, in pace e consenso. Questa è la nuova evoluzione del mondo. Metropoli più grandi con un sistema di trasporto completamente nuovo. Nuove infrastrutture permetteranno di raggiungere, per esempio, Vladivostok da San Pietroburgo in sole 20 ore, al costo di $200, con tutti i mezzi di comunicazione disponibili, il supporto vitale, alta sicurezza e comfort. Da Mosca a Kiev in 2 ore, a $20. Da Mosca a Barcellona in 8 ore a $100. Da Kiev ad Antalya in 5 ore a $50. Da Novosibirsk a Delhi in 12 ore e $150. Da Vladivostok a Kuala Lumpur in 15 ore e $200. Da Londra a Tokyo in 24 ore a soli $300. Saranno applicate solo fonti alternative di energia e riciclo a basso costo di servizio. Queste nuove città lineari saranno ecovillaggi nelle quali le comunità si sviluppano in armonia con la natura. E il costo degli alloggi non supererà i $50,000 per 200 o 300 metri quadrati, dal momento che nuove tecnologie di costruzione e manifattura saranno applicate nell'edilizia e nell'intera economia. Persino se il tuo lavoro si trova a 500 km da casa, potrai coprire la distanza in un'ora e per soli $8 grazie al nuovo sistema di trasporto di secondo livello. Tutto questo può accadere in modo evolutivo e pacifico, grazie al passaggio alla sesta struttura economica del mondo, dove le tecnologie saranno sostenibili ed ecocompatibili, destinate a servire l'umanità e lo sviluppo del pianeta. Il passo successivo sarà la transizione verso la settima struttura economica mondiale, in cui tutta la produzione dannosa sarà ritirata al di là del pianeta Terra. Questi singolari disegni dell'ingegner Anatoly Eduardovich Yuninsky sono stati rivelati già dal 26 al 28 aprile del 1988 nella città di Goma, alla conferenza di tutti i sindacati sul futuro dell'industrializzazione dello spazio.
Solo il tempo darà la risposta su che tipo di futuro avremo. Dipende anche da te diventare parte di una comunità in crescita che è pronta a cambiare il mondo per il meglio. Unisciti a noi e aiuta a far conoscere alle grandi masse il progetto e le opportunità di contribuire alla sua attuazione. Buonasera, buonasera da parte mia e da parte di Skyway a tutti voi presenti questa sera numerosi. Do un benvenuto anche alle nuove partecipanti che per la prima volta si collegano questa sera. Spero che mi sentiate tutti bene. Avete visto un filmato di Skyway e tradotto dall'architetto Gustavo Palombo, che ovviamente ringrazio per aver tradotto. È stato un regalo questo di aver tradotto dall'inglese all'italiano. Avete visto come questo video rappresenta un po' tutto il nostro mondo. Si sente male il microfono, un attimo che magari abbasso un pochino. Si sente meglio adesso? Facci sognare, sì. Allora, mi sentite meglio? Basso un pochino, forse c'è un po' di eco. Ora come si sente? Ora ok, così. Perfetto. Allora, bene. Dicevo, il video dell'architetto Gustavo Palombo è stato un regalo per la traduzione in italiano. Avete visto come si evolverà il mondo attraverso delle idee che arrivano dal lontano 1988, 30 anni fa, Anatoly Yuninsky ha cominciato a divulgare le sue idee. Perché? Perché già 30 anni fa lui percepiva dei grossi problemi, che erano quelli che possiamo tutti i giorni noi riscontrare: aumento demografico, costo merci, tempi di attesa, congestioni, senza parlare dell'inquinamento che per noi qui nella pianura padana, dove io abito a Bologna, siamo nella zona più inquinata, una delle zone più inquinate al mondo. Oserei dire, non solo europeo ma anche al mondo, e quindi abbiamo dei grossi problemi ambientali, problemi di degrado, problemi di inondazioni, perché il tempo tiranno e quindi ci porta a questi disastri che sono sempre più frequenti. Pensate che negli ultimi 2 anni c'è stato un innalzamento della frequenza sia di intensità che di precipitazioni in poco tempo in molte regioni d'Italia e non solo. Quindi abbiamo da preoccuparci. Tutti i giorni in quest'ultima settimana abbiamo visto che c'è stato il summit di tutte le nazioni per decidere cosa poter fare per questo ambiente, questo surriscaldamento della terra inarrestabile. E quando io parlavo di queste cose 10-15 anni fa mi ridevano tutti dietro, dicendo che non era possibile. Oggi tutti meravigliati del fatto che effettivamente il tempo sta cambiando e sta creando notevoli disagi. Quindi l'idea di costruire Skyway e salvare il pianeta non è più un'idea, è una concretezza. Perché? Perché vediamo oggi che i trasporti necessitano di soluzioni innovative. Non basta l'alta velocità, il treno a lievitazione magnetica, ma servono soluzioni vincenti che contrastino
tutto quello che è l'inquinamento, la sicurezza e quindi gli incidenti evitati, poter mantenere le comunicazioni nel caso di inondazioni, di terremoti, di tsunami, eccetera, eccetera. Quindi la soluzione di Skyway è innovativa e vincente, e vediamo perché. Anatoly Nyunyinsky, abbiamo detto, nel 1977, quando parlava sui banchi di scuola, aveva già iniziato a costruire. Luigi Giordano, non si sente nulla? Non mi sentite? Vediamo un po'. Ora? Mi sentite adesso? Un po' di più? Avevo abbassato per non fare eco. Ok, vediamo un po'. Bene, dicevo, Nyunyinsky nei banchi di università aveva già l'idea di portare, di elevare l'industrializzazione nello spazio, di riportare la Terra a una situazione in cui il terreno venga ribonificato e riportare quella natura, quell'ambiente naturale che ci farebbe vivere meglio e toglierebbe il grosso degrado che ha portato l'industrializzazione. Nyunyinsky è stato è ancora per fortuna un personaggio che farà la storia, sta facendo la storia, ha più di 70 brevetti, più di 200 pubblicazioni, è stato premiato in diverse con diversi premi molto illustri e fondamentalmente potete andare ad approfondire chi è Nyunyinsky nel suo sito, nella sua pagina principale www.nyunyinsky.com. Skyway, la tecnologia di Skyway è una tecnologia innovativa perché permette di viaggiare comodamente, non dobbiamo preoccuparci di stare attenti a chi può venirci addosso, tutto nella massima sicurezza, non ci può essere un errore umano perché tutto sarà automatizzato con sensori di controllo, di sicurezza, quindi questo diciamo è un sistema di trasporto intelligente in grado di poter gestire milioni e milioni di persone che viaggiano in tranquillità e mentre viaggiano anche a velocità sostenute 500 km orari possono dedicare il loro tempo a fare altro, leggere, riposare, fare attività sportiva, lavorare, divertirsi. Ecco, questo è un po' il senso. Mentre si viaggia si può fare altro in tranquillità, senza preoccuparsi del fatto che ci può essere l'ingorgo di traffico, ci può essere un incidente, ci può essere il gelo per la strada e così via. Quindi Skyway è una tecnologia che è innovativa in questo senso, massima sicurezza, ci si muove velocemente in luoghi fino ad oggi anche non percorsi, con il minimo impatto ambientale. Sì, con il minimo impatto ambientale, perché possiamo evitare di fare ponti in cemento armato altissimi tra una valle e l'altra di collegamento, piuttosto che delle gallerie interminabili che vanno a ripercuotersi sulle falde acquifere, ad esempio. Quindi senza ripercussioni sulla salute e la cosa che poi gli stati, i governi cercano di valutare sempre di più è il miglior rapporto costi-benefici. Quindi ci sono tutti questi presupposti, a tal punto che se voi fate un confronto con gli altri tipi di trasporto, avete che Skyway ha sempre nella situazione di vantaggio rispetto a tutti gli altri mezzi di trasporto. Considerate, per quanto riguarda il capitale investito, il treno a levitazione magnetica costa sui 100 milioni di dollari a chilometro contro i 3/7 di Skyway. Per quanto riguarda le spese di esercizio, anche qui i costi di gestione sono ridotti al minimo perché è tutto automatizzato,
e ovviamente massima riduzione dei costi energetici, si utilizzerà esclusivamente energia rinnovabile e quindi basso inquinamento ambientale, a differenza del trasporto stradale su gomma dove ha un elevato impatto. E altrettanto impatto è l'incidentalità nei trasporti su gomma, su strade e autostrade rispetto a un sistema in grado di elevare la sicurezza di 100 volte rispetto a quello autostradale, ed è proprio quello di Skyway. Quindi ci sono tutti i presupposti per sviluppare questa tecnologia. Unisci ha cominciato nel 2001 a testare le sue infrastrutture, che di per sé sembrano leggere e sono tutto leggere, ma altrettanto resistenti, perché i mezzi che si muovono su queste infrastrutture sono piccoli, quindi piccoli di lunghezza legata a una dimensione che può essere un poco più di una macchina, di un'auto, e quindi tanti mezzi uno dopo l'altro fa sì che le infrastrutture possano essere più snelle, più leggere, meno materiale, meno area del terreno utilizzata, e quindi grossi vantaggi. Qui vedete alcune foto dove Unisci ha fatto delle prove di carico sulle infrastrutture con un camion militare. Bene, questa slide diciamo che è molto significativa, questo grande numero. Ve lo leggo: 400 miliardi e 867 milioni e 433 mila dollari, ossia il valore patrimoniale delle tutte le innovazioni che Unisci ha messo in cassaforte. Sì, questo valore è stato valutato da una società di consulting, una compagnia che gestisce queste valutazioni, una compagnia londinese che nel 2000, il 20 maggio del 2013 ha battezzato l'innovazione intellettuale di Unisci con questo valore. Questo valore chiaramente è stato suddiviso in tante quote dell'azienda Skyway per un valore nominale di un dollaro. Quindi avete questa cifra che poi riprenderemo anche successivamente, quindi 400 miliardi e 800 milioni circa di quote di Skyway. Perché vi dico questo? Perché chiaramente Unisci ha pensato che l'unico modo per sviluppare una tecnologia di questo tipo era quello di dimostrare che la tecnologia esiste in primo luogo, funziona, è sicura, è certificata e si può diffondere in tutto il mondo. È partito nel 2014 con lo sviluppo tecnologico. Ma come ha fatto a raccogliere i fondi per poter fare questo progetto di dimostrazione delle linee di Skyway? Ovviamente senza avere garanzie bancarie non è possibile, e quindi lui non ne ha percorso la strada delle banche che volevano il 50 e oltre per cento della società, ma ha cominciato a fare la raccolta fondi con l'operazione del crowdfunding o crowd investing equity. Cosa vuol dire? Vuol dire che ha permesso ai cittadini, aziende, di sovvenzionare la startup Skyway in cambio di quote partecipative del capitale intellettuale che lui aveva messo a disposizione di valutazione. Queste quote di capitale di per sé non sono scambiabili in questo momento, a meno che non parliamo di scambio per i primi partecipanti alla startup nel 2013-2014, che possono convertire, perché l'azienda è arrivata a un tal punto che comincia a ricomprarsi le quote. Questo significa che queste quote hanno un grande valore rispetto al 2013, e quindi l'azienda dà la possibilità a queste persone che hanno iniziato a sostenere il progetto
così lontano nel 2013 e 2014 di poter convertire questi valori. Tuttavia, queste quote non sono azioni, lo saranno quando ci sarà l'operazione pubblica di ingresso di Skyway in borsa, e comunque sia queste quote che diventeranno azioni, in che data? Bene, la data non è ancora definitiva, ma si parlava 2018, poi chiaramente c'è stato uno slittamento dell'alta velocità. Io direi che 2020 possa essere una data abbastanza definita affinché si possa pensare a un lancio di Skyway in borsa. Ma la cosa più importante, più che la borsa, è che Skyway sta sviluppando dei progetti importanti che genereranno del fatturato, il fatturato genereranno dell'utile che sarà diviso tra tutti quelli che posseggono delle quote di Skyway. E quindi i dividendi saranno erogati in proporzione al numero di queste quote. Abbiamo detto che siamo partiti con questa realizzazione di questo sviluppo tecnologico dove? A Minsk, in Bielorussia, a Marina Gorka, dove hanno cominciato a costruire le linee. La prima dimostrazione della certificazione c'è stata nel 2016, novembre 2016, proprio 2 anni fa, quando io mi sono interfacciato a questo progetto. Io mi sono interfacciato perché ho la deformazione professionale della tecnologia che possa aiutare l'ambiente, ci possa aiutare nella nostra vita, e ho visto e mi sono illuminato delle grandi idee e grandi visioni di Uninsky, e da lì sono 2 anni che seguo il progetto, lo condivido, cerco di chiaramente di informare e divulgare tutte le notizie positive di Skyway, e vedremo a breve, in 2 anni, che cosa ha fatto Uninsky insieme alla sua grande azienda. Nel 2017 sono proseguite le installazioni di altre linee, progetti locali, studi, valutazioni di progetti che saranno installati in vari paesi al mondo, e 2018-2020 siamo nella fase quasi di raggiungimento delle ultime tappe, siamo in fase 12, considerate che tra una settimana, esattamente tra una settimana, oggi è il 4, quindi sì, il 4, esattamente mercoledì prossimo, ci sarà il cambio fase. Sono quelle giornate molto intense dove tutti vogliono prendere le loro quote. Perché? Perché chiaramente quando c'è un cambio di fase c'è un aumento del valore delle quote, quindi se vogliamo una riduzione delle quote stesse per lo stesso importo che uno decide di depositare per Skyway. Quindi siamo in fase 13, io oserei già dire, perché anche se c'è un intervallo temporale di 7 giorni, perché la fase 12 è conclusa. Cosa vuol dire la fase 12? Vuol dire che è stato chiaramente completato tutti i lavori previsti in fase 12, sono state distribuite le quote assegnate alla fase 12, che erano 3 miliardi di quote, e si passa in fase 13, dove il trasferimento sarà di 2 miliardi di quote con uno sconto che sarà compreso tra 30 e 60. Cosa vuol dire? Che per ogni dollaro mi vengono date 30 quote. Considerate che nel 2007 per ogni dollaro ne venivano date 600, quindi ci stiamo avvicinando al rapporto un dollaro una quota, ok? Quindi fase 13 questo sconto si riduce rispetto alla fase 12. Chiaramente nella fase 13 avremo
non è ufficiale, ma molto probabilmente degli step intermedi, con degli sconti che via via caleranno. Considerate che 2 miliardi di quote non sono tantissime, non sono nulla rispetto alle dimensioni di Skyway, a 1 milione di registrati in Skyway, e quindi si possono, ho fatto l'altro giorno sul gruppo una considerazione che con $200 per ogni iscritto in Skyway Capital, siamo in circa 350.000, oltre 350.000, si riuscirebbe a esaurire le quote in un paio di giorni. Chiaramente le fasi 13, 14, 15, che sono le ultime fasi, saranno le fasi in cui è previsto lo sviluppo dell'alta velocità, 500 km orari, sviluppo di una linea cargo, quindi trasporto merci e container. Per ogni fase, quindi, vedete la distribuzione delle quote: 2 miliardi, 1 miliardo e mezzo in fase 14, 1 miliardo e mezzo in fase 15. Entrambe le fasi, cioè tutte e tre le fasi, prevedono un costo di $25 milioni. Perché? Perché ci sono i costi aziendali, lo sviluppo di infrastrutture, lo sviluppo sperimentale, lo studio di progetti che le delegazioni che vanno in visita a Minsk richiedono, eccetera, eccetera. Ecco, queste sono le ultime fasi ed è l'ultimo periodo in cui noi possiamo partecipare e prenderci delle quote di capitale di Skyway. Ecco, qui vedete un po' la crescita del valore delle quote nel tempo. Dicevo, fase 5, $1,600 quote, quindi 1.200.000 quote al valore di $2,000 in fase 5. Oggi in fase 12 ce ne vogliono $19,400. Perché questo? Perché il valore delle quote è aumentato, ma il valore delle quote è aumentato perché è aumentato il valore tecnologico delle linee e di tutto quello che Skyway sta producendo. Non è qui questione di numeri di quanta gente ha le quote, ma bensì quanto è il valore, l'asset di queste quote a fronte di uno sviluppo tecnologico. Vediamo ora perché c'è questo sviluppo. Intanto vi ribadisco, fase 12, deposito faccio un esempio, di $1,000 vengono riconosciute 45.000 quote, quindi qua si passa da uno sconto da 17, si arriva a uno sconto di 60, poi ci sono anche sconti un pochino più alti se si va su cifre più alte. Sottolineo sempre che questo non è un prodotto finanziario, è una operazione di crowd investing equity, cioè a fronte di un deposito, un sostentamento di una startup, si ricevono queste quote che non sono spendibili oggi, ma lo saranno un giorno con un valore molto molto interessante, a mio avviso. Non c'è nessuna garanzia, ma la garanzia è il fatto che comunque ci sono sviluppi e l'azienda più che dire fa, e poi dopo pubblica quello che è stato fatto. Qui ci sono alcuni paesi che chiaramente hanno fatto dei preordini per l'utilizzo della tecnologia Skyway, chiaramente attendono tutte le certificazioni che mancano per l'alta velocità, ma tutto il resto, tutte le altre linee che sono già state certificate, possono già essere pronte per essere in sviluppo. Questa è una fotografia, un'immagine dove voi potete vedere le varie tipologie di linee. Qua abbiamo la linea rigida per il trasporto veloce e il trasporto pesante, abbiamo la semirigida per l'unibike e abbiamo la l'unibus, e poi abbiamo l'uniwind, che è la ultra leggera. Quindi abbiamo quest'anno una novità assoluta, una nuova linea ultraleggera che è stata richiesta dai delegati che in visita da Uninsky hanno fatto questa richiesta. Queste sono foto reali
dell'Ecotecnopark a Minsk, dove abbiamo l'Unibus, l'Unibike e l'Unibus a tre moduli. Quindi, come potete vedere, l'azienda in due anni, dal 2016 ad oggi, ha un team di oltre 700 specialisti che sono qualificati per lo sviluppo di linee, per lo sviluppo societario, a livello per un piano industriale molto importante che è stato fatto di recente con il paese degli Emirati Arabi. Questi sono gli uffici, come ben sapete e come potrete conoscere, Uninski è molto sensibile alla tutela ambientale e per questo motivo pensa anche all'ambiente dove le persone lavorano e cerca di ossigenare l'ambiente stesso. Queste sono alcune fotografie che ritraggono gli operai specializzati che studiano e lavorano sui moduli, e qui ci sono le certificazioni indispensabili per una grande società per fare quello che sta facendo. Il TUF è molto importante, chiaramente Skyway è riconosciuta come azienda che può lavorare nel trasporto pubblico. E qui ci sono alcuni certificati di patenti che abilitano, in questo caso l'unicargo per il trasporto merci, nei paesi quali Stati Uniti d'America, in India, in Ucraina, quindi c'ha molti certificati, compreso anche Tokyo e Cina, sui quali ci sono già delle collaborazioni importanti e tra qualche anno vedremo degli sviluppi fenomenali. Bene, questa è la slide a mio avviso più concreta e più importante della serata. Perché? Perché nell'agosto 2016, fase 7, questo era l'Ecotecnopark. Qualche palo e qualche persona che credeva in Uninski e in poche altre persone. Agosto 2018, fase 12. Questo è il parco dove c'è tutto questo sviluppo. Ognuno di noi, ognuno di voi che parteciperà a questo progetto sarà partecipe di questo sviluppo, dove ci sono tantissime cose, ci sono le linee, c'è l'eco house completamente costruita per far fronte a non inquinare, a utilizzare fonti rinnovabili. C'è un ponte sospeso, un ponte che è costruito secondo la logica a stringa di Uninski, e ci sono tante altre cose. Quindi questa dimostranza sta nel fatto che voi sapete dove sono andati i soldi che avete devoluto alla startup Skyway, che oggi non chiamerò più startup, perché ormai è un consolidato notevole di invenzioni, di progetti e di sviluppo industriale. Questa invece, sempre all'Ecotecnopark, è un impianto dimostrativo per il carico e scarico delle merci in sfuse, in questo caso, in modo automatico attraverso l'Unitrack. E qui avete una slide dove potete notare come Skyway si posiziona in un punto ottimale per quanto riguarda i termini di consegna della merce e i termini di costo della spedizione. Ecco, questo per dire come nei prossimi anni vedrete uno sviluppo importante di queste linee. Qua abbiamo la più leggera della leggera, questa è una linea, è una novità, perché è nata quest'anno a gennaio 2018, è stata sviluppata su carta e all'Ecotecnopark, all'Eco Festival il 4 agosto è stata presentata come una nuova linea ultraleggera richiesta dai partner che hanno visitato l'Ecotecnopark. Ci sono anche possibilità di creare ponti a stringa, soluzioni snelle, poco materiale, non
Non c'è il problema del cemento armato dopo 50-60 anni, perché comunque sono strutture che sono molto più resistenti nel tempo. Altro progetto importantissimo che ha un valore di mercato di milioni di dollari è il drone più grande al mondo, che andrà ad aiutare a costruire le linee in situazioni difficili quali giungle, paludi, il passaggio tra fiumi, montagne e via dicendo. E quindi questo è un mezzo che è richiesto anche da altre società per fare altri interventi, opere infrastrutturali molto importanti. Quindi anche questo è un progetto di Uninski, e Skyway non è solo la linea di trasporto, ma anche tutti i settori di contorno. Qui abbiamo l'Unimobile, è un'unica auto elettrica al mondo progettata esclusivamente per i diversamente abili, i quali possono salire e scendere autonomamente dall'auto, e in questo modo potranno anche andare a sopperire quelle limitazioni che ci possono essere nell'essere trasportati in auto. Quindi con il loro sedile mobile possono salire in macchina senza dover scendere dalla propria seggiola. L'Eco House, edificio che utilizza le risorse naturali di acqua, luce, calore e terra, pensate che ne è stata costruita una per portarla a Dubai, e queste case saranno isolate, il tetto avrà uno strato di terreno dove quindi ci saranno piante e giardino, che isolerà la casa dal caldo. Pensate che negli Emirati Arabi ci sono temperature elevatissime, quindi c'è un problema del caldo, c'è il problema quindi di una grande umidità, e quindi queste case sono state progettate e studiate affinché gli ambienti siano freschi senza dover usare dei condizionatori. Ecco, questa è una delle date più importanti di quest'anno, l'esibizione di Skyway, la mostra della città del futuro al World Trade Center, dove la conclusione dell'esibizione ha portato a concludere dicendo che non può esistere una città del futuro con i trasporti del passato. E da qui è nata l'accordo con gli Emirati Arabi. E già in aprile questo accordo ha portato a grossi sviluppi. Noi non siamo a conoscenza di quello che sta avvenendo negli Emirati Arabi, o perlomeno c'è stato un video qualche settimana fa che in via ufficiale dimostrava comunque il cantiere aperto per creare la prima linea di 400 km legata alle infrastrutture per il trasporto merci, il trasporto di linea leggero, per poi proseguire con l'alta velocità per 25 km e una alta velocità superiore ai 600 km orari per oltre 60 km di linea. Quindi c'è un progetto molto importante e in corso di sviluppo. È stato portato in quell'occasione l'Unibike, dimostrazione del fatto che da Minsk è stato trasportato negli Emirati Arabi con tutte le difficoltà per il trasporto di questi mezzi particolari. E qui vedete una foto dove ritrae Uninski in questo terreno deserto dove non c'è nulla, ci sono qualche palo di riferimento e null'altro. Sembra quasi il agosto 2016 quando cominciavano a mettere i primi pali a Minsk. Bene, qua non siamo a Minsk in Bielorussia, ma bensì negli Emirati Arabi. Con questo approfitto di farvi vedere questo breve filmato.
трое скалы, спасая планету. Bene, avete visto questo breve filmato dove vi fa vedere il terreno che gli Emirati Arabi hanno donato, comunque hanno condiviso con Skyway, 50 ettari di terreno più altri 200 ettari per creare il polo industriale e di sviluppo direttamente dei moduli. È impensabile crearli a Minsk e trasportarli a Dubai o comunque a Sharjah, dove c'è questo nuovo polo tecnologico, ma bensì creare sul posto lo sviluppo, perché questo sarà l'inizio di una crescita di diverse linee che collegheranno tutte le città più importanti negli Emirati Arabi. Pensate che questo sarà lo Skyway Tech Center, dove ci sarà appunto una linea dimostrativa per il trasporto merci e dei container. Qua vedete un container e qui anche sospeso sulla linea, perché si può usare le linee sia sopra che sotto sospesi. Qua c'è uno stabilimento dove c'è anche vicino una università americana e quindi è un vero polo tecnologico che gli Emirati Arabi definiscono la String Valley, concorrenza con la Silicon Valley per l'elettronica negli Stati Uniti. Bene, Skyway Tech Center è il nuovo progetto che è in fase di sviluppo. E quindi nuove opportunità e la prima linea urbana con unibus in fase di costruzione e avrà una lunghezza di 400 metri. Questa linea sarà pronta per la prossima esposizione delle città del futuro ad aprile 2019. Pensate che gli Emirati Arabi nel prossimo anno e nel prossimo ancora avranno due importanti avvenimenti. Il primo, nel 2019, sarà il 50° anniversario della Confederazione dei Paesi Arabi e quindi vogliono essere protagonisti di soluzioni innovative come quella di Skyway, e nel 2020, pensate, avranno l'Expo, quindi l'Expo sarà una vetrina mondiale per gli Emirati Arabi, il primo paese al mondo che ospiterà l'Expo, il paese arabo, e soprattutto sarà una grande vetrina anche per Skyway, che dovrà dimostrare che queste linee potranno trasportare molte persone, molte merci, e quindi sarà il trampolino di lancio in tutto il mondo dei progetti, che sono già decine e decine di progetti già in fase di studio e di progettazione. Modulo merci, abbiamo detto, si chiama Uniconte, è speciale per il trasporto di container marittimi e in modo da velocizzare il carico e scarico automatico, e questi container saranno tutti tracciati con tutte le merci all'interno dei container, che saranno tracciate, loro origine, come sono state trasportate, in quanto tempo, eccetera, eccetera. Tutto questo sarà gestito attraverso la tecnologia blockchain, che è una tecnologia innovativa che permetterà di gestire tutti i dati. Qui vedete una foto che simula il trasporto merci attraverso i container di Skyway e l'Unitrack che trasporta i pacchi, quindi tutta una serie di moduli Unitrack che trasportano i pacchi e vengono trasportati nei container e a sua volta nell'Unicont. Quindi pensate che questi moduli merci saranno stravolgeranno un pochino anche i tempi di spedizione. Pensate al porto di Genova, che per un ponte che non c'è più ha messo in ginocchio il trasporto
su gomma, se ci fosse una linea automatizzata in questo modo non ci sarebbe questo grosso problema. Quindi avete visto in questi 40 minuti cos'è Skyway, cosa ha fatto in questi anni e cosa farà. Ovviamente non c'è solo linee, ma ci sono appunto anche il trasporto elettrico locale, trasporto attraverso i droni per le infrastrutture, e quindi c'è tutta una situazione che noi possiamo raggruppare in tre slide: internet delle cose attraverso il trasporto di secondo livello e con il funzionamento attraverso le energie rinnovabili. Questo è un pochino il senso di tutto ciò. L'internet delle cose, ovviamente abbiamo uno sviluppo di un'infrastruttura che non trasporterà solo mezzi per le merci e i passeggeri, ma anche linee dati, energia, acqua, tutto quello che voi ne avete bisogno può essere trasportato. Qui vedete una slide riassuntiva della seconda data, a mio avviso più importante, ce ne sono tante altre, ma è una delle più importanti dopo gli Emirati Arabi, ed è l'Innotrans, la fiera di Berlino, dove Skyway è stato protagonista con uno stand dove ha presentato l'Unibus ad alta velocità 500 km orari, che sarà quello che verrà inaugurato sulla linea degli Emirati Arabi. E qui vedete appunto che tutto quello che è stato sviluppato e creato da un'azienda in soli 2 anni da quando ha iniziato a sviluppare. Questo, e quindi qui viene elencato un pochino tutte le caratteristiche dell'Unibus: capacità di trasporto fino a 500.000 passeggeri al giorno, velocità massima 500 km orari, un bassissimo consumo di materiale e bassi costi di trasporto. Un'efficienza energetica superiore di 5 volte rispetto a quella di altri veicoli elettrici, utilizzo di energia da fonti rinnovabili, pensate che è ridotto di 10 volte l'attrito delle ruote d'acciaio che si muovono sulle linee a stringa. Consumo ridotto di materiale per 10 volte rispetto alle sopraelevate tradizionali e, pensate ancora di più, uno spazio di terreno che è 100 volte in meno rispetto a quello dei sistemi tradizionali. Quindi grossi vantaggi nel realizzare queste tipologie di linee. Ecco, dicevamo, perché consuma poco sebbene vada veloce? Perché il coefficiente di resistenza aerodinamica è 4 volte più basso rispetto a quello di una Ferrari di Formula 1. Qui vedete un pochino gli interni dell'abitacolo, che è stato studiato e progettato con i software in 3D che vengono usati per sviluppare, progettare i Boeing degli aerei, e quindi Skyway comincia a essere alla ribalta anche nelle maggiori riviste tecnologiche via web, e quindi si parla sempre di più di Skyway, e qui si intitola: nuovo arrivato al mercato arabo, una società dell'Europa orientale sta per lanciare un importante progetto di trasporto negli Emirati Arabi Uniti. In realtà è già stato lanciato da qualche mese ed è in fase di sviluppo. Pensate che Unisk ha detto che il progetto degli Emirati Arabi è complesso. Se lo dice lui, figuriamoci noi. Bene, siamo nella fase conclusiva. Quanti progetti servono affinché possiamo ottenere anche un solo centesimo di dollaro di dividendi all'anno? Bene, facendo un po' di calcoli, risulta che la Global Transport Investments deve fatturare 66,5 miliardi di dollari, con una redditività del 10%, altro non sono che si tiene un profitto di 6,65 miliardi di dollari, e di questo abbiamo il 20%
nelle azioni privilegiate dell'Euro-Asian Skyway System Holding 1 e 2 che detengono, distribuiscono le quote ai cittadini. Questo 20% è pari a 1,33 miliardi di dollari. Ecco, questi sono i fatturati che devono essere fatti, 66,5 miliardi di dollari, affinché ogni quota che noi possediamo abbia un dividendo erogato di un centesimo. Poi ovviamente questi sono numeri piccoli, cioè tra virgolette piccoli, perché i progetti sono molto molto onerosi, anche se comunque meno onerosi rispetto a linee di trasporto tradizionali. E questi numeri sono piccoli perché? Perché il mondo, il business sui trasporti prevederà dei trilioni di dollari. Qui vedete invece un grafico dove sostanzialmente abbiamo questa retta tratteggiata che conclude gli investimenti per l'ecotecnopark a Minsk, apre uno scenario dove c'è lo sviluppo del centro del polo tecnologico a Dubai e nascerà poi un processo di finanziamento dei progetti locali nei vari paesi. E questa linea rossa ci indica il valore nominale delle azioni che nel tempo, una volta che saranno vere azioni, potranno scambiare e quindi avranno un valore nominale oltre un dollaro. Per quanto riguarda questa linea azzurra, sono un nuovo metodo appunto di finanziare i progetti locali attraverso i token, che è uno strumento monetario digitale, altro non è che uno strumento di criptovaluta, per creare un valore di scambio importante, di crescita più veloce rispetto a un valore nominale di un'azione, attraverso il sostentamento dei progetti locali che Skyway sta definendo con diversi paesi. Questo è il certificato che attesta appunto che le nostre quote che abbiamo, che possediamo, hanno il valore nominale all'ingresso della borsa di un dollaro. Questi sono alcuni primi progetti locali nel Vietnam, pensate, 1450 km da Hanoi a Ho Chi Minh City, 3,5 ore di percorrenza fino a 20 milioni di dollari di valore, di costo. Ne abbiamo anche altre, per 10 minuti 9 km fino a 50 milioni di dollari, sempre in Vietnam, 0,5 ore, quindi mezz'ora per 42 km fino a 0,2 milioni di dollari e così via. Questo è chiaramente uno studio di fattibilità già definitivo, esecutivo per quanto riguarda la linea di San Marino, mancano solo il via operativo per fare questa linea, sempre quindi molto importante che una linea sia vicino al nostro paese Italia, che possa essere di spunto importante per la diffusione di queste linee anche nel nostro territorio. Bene. Qui abbiamo uno scenario importante, la blockchain, che è una tecnologia che gestirà tutto quello che sono i dati della rete di Skyway, a partire dai passeggeri, a partire dalle merci, a partire dal controllo dei sensori, di tutti i dispositivi che si muovono sulle linee. È un sistema complesso, molto complesso, però gestito con la blockchain in modo più efficiente, più trasparente. Il nuovo piano, il nuovo piano industriale che si interfaccia con le ultime fasi dello sviluppo delle linee ad alta velocità, è proprio una filosofia di Skyway, quella di introdurre della tecnologia verde altamente efficace nel settore dei trasporti. Il progetto si suddivide in tre fasi, centrali solari e progetti di carichi commerciali, poi trasporto passeggeri e complessi infrastrutturali e infine trasporti ad alta velocità e complessi infrastrutturali. Bene. Non mi voglio soffermare troppo su questo perché ci avremo modo di tornarci
si utilizzerà appunto un nuovo strumento finanziario che è quello dei token, e quindi quello delle monete digitali, per sovvenzionare questi nuovi progetti negli Emirati Arabi, dove si faranno centrali elettriche, ecocase, complessi di trasporto, infrastrutture di secondo livello con delle stazioni a torre, e si pianteranno anche alberi. Perché? Perché la tecnologia deve, oggi deve sposare l'ambiente, non si può avere altre situazioni. Bene, con questo io concluso questa ora di presentazione. Ci sono un sacco di informazioni, volevo darvi uno spunto del fatto che questo è un progetto esecutivo, realizzato, quindi è concreto, non ci sono progetti solo sul tavolo, su carta, ma è operativo, e quindi consiglio altamente a tutti quelli che sono venuti a conoscenza di questo progetto di parteciparvi. Comunque sia, è una scelta soggettiva, poco tanto che sia, importante esserci perché farà la differenza. Pensate a Google nel 1998, 20 anni fa esattamente, $100, l'idea era semplicemente un'idea, oggi quei $100 valgono $100,000. È vero che sono passati 20 anni, ma è anche vero che $100 hanno veramente fruttato tantissimo. Non dovrà passare 20 anni per lo sviluppo di Skyway per far sì che le sue quote abbiano un valore molto interessante. Queste sono sempre considerazioni mie personali, non garantiscono nulla di nulla, ma certamente vediamo tutti i giorni quello che si sta sviluppando. La stessa Apple è partita con un'idea di un computer, e con $8 investiti nel 1976, in 38 anni, sono aumentati per un ammontare di $550,000. Ecco, sono tutti esempi, ce ne possono essere tantissimi altri. Lo stesso Bitcoin, che era solo semplicemente 70 centesimi di dollaro nel marzo 2011, oggi dopo aver raggiunto anche una soglia di 20.000 l'anno scorso a dicembre, oggi si posiziona sui tra i 1.500 e i $4,500. Quindi avete visto un pochino tutto quello che è la prospettiva di Skyway. Pensate che questa è la classifica dei migliori marchi al mondo in termini di fatturato. Il primo fra tutti oggi è Amazon, seguito da Apple, Google, Samsung, eccetera, eccetera. Se voi notate, qua ci sono tutti i marchi che riguardano internet, l'e-commerce, la tecnologia, e considerate che Skyway farà parte di questi marchi, perché Skyway è internet, è tecnologia, è trasporto, merci, alimentari e tutto quello che ne consegue. Quindi siete nel momento giusto, al posto giusto per partecipare a questa grande iniziativa. Qui vedete Juninski in mezzo alla gente, perché grazie alla gente, grazie a tutti noi, sta realizzando i suoi sogni di una vita, una visione che è partita dal lontano 1977, e oggi, 40 anni dopo, siamo quasi nel punto di arrivo, che è un punto di inizio per lui, perché ha una visione ancora più ampia, quella di trasportare il settore industriale nello spazio. Allora, Angelo, vi do una news importante di Dubai, vi giro. Cos'è che dici? Non leggo. Vi giro un link alla grande. Ah, ok. Grazie Angelo, se hai delle novità, delle news, sono ben accette. Viva Dubai, non vedo l'ora che arrivi il 20 ottobre 2020 alla grande. Bene, il 20 ottobre 2020, chissà cosa ci sarà. Bene, bene, bene. Viva Dubai, alla grande Antonio. Ok, cosa volevo dire? Niente,
abbiamo visto riunirsi in mezzo alla gente, perché la gente ha contribuito al suo grande progetto e tutti noi abbiamo sostenuto, con poco, con tanto, comunque siamo tutti indispensabili, importanti per questa grande azienda che sta facendo un vero cambiamento. Vi lascio con un video che può farvi capire come può essere la logica di una giornata lavorativa, ma non solo lavorativa, in compagnia con gli amici, passando da una linea all'altra di Skyway, perché ogni linea è flessibile. Skyway è molto flessibile, in ogni territorio può essere diverso, ma la logica è quella di muoversi in sicurezza e in tranquillità. Bene, vi faccio vedere il filmato, ringrazio per l'attenzione tutti quanti e a risentirci la prossima settimana.